GF VIP. Le parole di Matteo Diamante sull'ex Nikita Pelison. Più volte i fan dell'influencer hanno messo in evidenza come la GFina sia stata spesso e volentieri vittima di atteggiamenti e comportamenti al limite del bullismo dentro la casa. Se ne è accorto anche Matteo Diamante, suo ex fidanzato, che da quando è entrato ha cercato di difendere Nikita dalle grinfie degli altri inquilini. In tanti hanno sperato che tra i due potesse riaccendersi la scintilla. Effettivamente Matteo Diamante ha usato parole dolci nei confronti di Nikita Pelison. Incomincio già a stare male in questo momento, la guardo e mi vengono i brividi. Vorrei mettere uno scotch davanti alle telecamere. La vedo con occhi diversi. Voglio per la prima volta ascoltarla, cercare di starle vicino il più possibile e godermela. Non mi sto facendo pressione e non voglio rovinare il suo percorso. Non sono qui per questo motivo. Infatti alla fine non è successo nulla tra i due. Matteo Diamante parla di Nikita e di quello che è successo al GF VIP. Appena uscito dalla casa del GF VIP 7, Matteo Diamante ha voluto precisare alcuni concetti su un lungo post Instagram. L'ex GFino ha scritto: gente che confabula contro di lei sotto le coperte o a microfoni spenti, insulti e piccole cattiverie di ogni tipo. Ho sentito chiamarla diversa solo perché crede negli angeli, emarginata solo perché è sempre positiva e felice. Matteo Diamante ha fatto capire che la situazione per Nikita è stata davvero difficile dentro la casa. Lei mi diceva sempre che il ruolo di vittima non le è mai piaciuto. Ma psicologicamente è difficile stare in silenzio di fronte a tutto questo, che era stanca e stufa di quella cattiveria. Con il mio ingresso tutto è andato a calare ovviamente. Ho scelto di prendermi il fango per lei o anche condividerlo, ma non vi nego che spesso mi crollava davanti e dovevo tirarla su. Non è scema. Vedeva tutto, ha chiarito Matteo Diamante, che poi ha concluso: ad oggi sono 5 mesi che ne subisce di ogni. Sentirsi chiamare falsa solo perché dice la verità mi faceva sempre irritare. Calcolando che è l'unica che non portava rancore e tendeva la mano a tutti e aveva sempre una parola carina per chi vedeva giù. Può piacere o non piacere, ma rimane pur sempre una donna e una persona meravigliosa. Punto.